Ragazzi, questo è un video fatto molto a caldo. Come vedete, c'è una schermata di YouTube, molto grezza la cosa, e c'è lì davanti a noi Final Fantasy XVI Ambition. È uscito oggi. Lo vorrei vedere insieme. Sono 4 minuti e 30. Non ci soffermeremo troppo nell'approfondimento, ma vi vorrei poi chiedere una cosa nei commenti qua sotto al video. Io vado, ragazzi, eh. Al netto di prendermi il copyright strike, questa roba qui, quello che abbiamo visto i miei occhi. Guardiamoci insieme. It has been 1500 years since the fall of our forebears. And Valisthea has been slowly dying. Mamma Ever mia. since. Mi emoziona perché so cosa verrà dopo. Il feeling, ragazzi, vabbè. Muto, mi touch. Almost further now. But we're in the middle of the Deadlands. The blight sucked this place dry. No trees, no birds, and no magic. Darkness spreads as day gives way to twilight. The mother's flame now all but a flicker. We cannot live without the blessing of the crystals. And the crystals work their magic through us. You have. Sono tornati. Oddio, mi devo fermare. Sono tornati molto umilmente a quelli che erano i primi Final Fantasy, i cristalli nei Final Fantasy, nonostante ogni singolo Final Fantasy sia una storia completamente a sé, nel quale si riciclano nemici, minion, alcuni nomi vengono riciclati e riproposti, alcuni anche diciamo alcune vocazioni, alcune storiche ormai vengono richiamate in vari Final Fantasy. Il discorso dei cristalli è sempre stato centrale. Vedere quel cristallo così, quello era, credo, in engine. Quello è Unreal Engine 5, ragazzi. E nelle mani giuste, quel motore grafico. Quante cose belle che farà. Be blessed, Joshua. But who shall claim their fading light? The Grand Duchy of Rosaria. Bastion of tradition. E torniamo al high fantasy medievale. The holy empire of Sanbrec. Guardate che roba. Where ambition is divine. Wow. The imperial banner shall fly over every city in storm. All shall bow before their emperor. The Dalmechian Republic, whose fortunes shift with the desert sands. And what of our wise rulers? Goaded into war without any thought as to what chaos it might reap. The Iron Kingdom forged Bello. In faith and fear. Their souls were sullied with the stain of ether. I merely cleansed them of their corruption. Or the Kingdom of Walud, indomitable in its isolation. The dark swallows more of the realm with each passing day. And as the fringes fade, the people flock to the mother crystals. From a single spark. Quindi ci sono, c'è la presentazione, ci sono varie fazioni, ci sono queste cinque casate, se non ho visto male. C'è, è veramente, c'è tutto il terreno fertile. Square. Ti prego. Will the land ignite? In the year 860, the Imperial army will march upon Rosaria. C'è un combattimento shall a new shadow rise. Tra due di questi, di queste casate, e lui. Guardatelo che bello che è. Mio Dio. E c'è gameplay, ragazzi, c'è gameplay. Guardatelo. Arriva a breve. Quella era Ifrit. Summon beasts of great might should command respect.
but instead has left us outcasts. Quindi c'è anche se è per, ragazzi, è Final Fantasy 101, veramente for dummies. Perché qui siamo tornati ai cristalli, all'high fantasy medievale, ci sono le fazioni, magari non sono tutte l'una contro l'altra, ma c'è una guerra di una verso le altre o verso una di, delle altre. Ci sono dei prescelti che hanno dei poteri diversi dagli altri. I Warriors of Light, cioè siamo lì. Io credo sinceramente che dopo le scafandrate in bocca che hanno preso dal dopo il capitolo 10 in avanti, si salva solo il 14 online, che attualmente è uno dei giochi MMO più giocati in assoluto, quindi onore a loro, ma tant'è che siamo sempre lì. Hanno preso talmente delle sbattute in faccia, soprattutto col 15, che hanno detto, secondo me, ha detto ok ragazzi, abbiamo scazzato, l'abbiamo talmente fatta lontano dal vaso che la gente ci sta proprio cagando in bocca. Mi perdono YouTube e tutti quanti voi per questo mio parlare in questo modo, ma no, veramente sta toccando delle corde che non sentivo più essere toccate dall'otto. E l'otto non è ai fantasy, l'otto è particolare, un Final Fantasy particolare, però è stato il mio primo, ha fatto scoccare la scintilla in tutto questo, rivedere che hanno fatto 10 passi indietro e hanno detto ok, torniamo a quello che era Final Fantasy, però up to date, ad oggi, quindi con Unreal Engine 5, con tante figate, inserendo anche quella modalità ibrida di combattimento che vedevo a breve, che hanno aggiunto con Final Fantasy 8, Final Fantasy VII Remake, scusatemi, non è tutta merda, ragazzi, cioè, non scazzate, perché io nel mio cuore so che non succederà mai, morirò con questa cosa, ma se questo Final Fantasy vende da Dio, potrebbe esserci la possibilità di rivedere un remake dell'8? Io, se succede, chiudo il canale. Se succede, chiudo il canale finché il gioco lo finisco e poi lo riapro. And so I became their puppet. What makes them think they have the right to use us? To leave us to die when our bodies are spent. Però questo potere li consuma, però. Guardate. Abbiamo detto gameplay, no? Ok, stop perché dobbiamo fare due precisazioni. Allora, hanno, ripeto, utilizzato e preso per buono ciò che hanno fatto con Final Fantasy VII Remake. Aeroga, leggo dei nomi che mi fanno avere dei tonfi al cuore incredibile. Allora, qui con L2 io credo tu possa switchare di companion. Io torno a ripetere che un combattimento fatto figo, ma a turni, sia ancora una soluzione che anche nel 2022 andrebbe quantomeno permessa. Io ci avrei speso un pochino di più, però mi rendo conto che più action così è più figo, no? Giustamente, lo posso capire. C'è la possibilità di utilizzare diverse azioni, fuoco, quindi penso che questo slot sia quello delle magie, quindi sarà Fire, Firoga, eccetera, di tutte le varie... come si chiama... le varie spell con i nomi credo aggiornati a Final Fantasy VII Remake, perché hanno i suffissi diversi, vedi Aeroga non è il primo, sappiamo che Aeroga dovrebbe essere il secondo o la terza spell di potenza di Aero, ecco, hanno fatto un po' un casino con i nomi e mi sono perso anch'io, sotto la mia faccione mi levo. C'è questo Phoenix Shift, che non so cosa sia, penso sia un potere suo, salto, attacco fisico, proprio quelle pozioni. È un tonico di potenza, tutto utilizzabile con, come vedete, con il D-pad. Scusatemi. Ha cambiato? Voglio vedere...
Non so cosa abbia utilizzato, ma vedete che sono cambiate Hitwa e Rising Flame. Odino! Non solo lui, non solo lui. Anche Titano, Titan. Icon of Fire, non so chi sia. E poi c'è Bahamut. It is you who shall bow to me. Very well. Come then. Show us the strength of your will. Die! Rise, ye crownless kings. A reckoning is upon you. A war. È il cattivone. Of the icons. Final Fantasy XVI. E attenzione, non è finito qui. 3, 2, 1. Abbiamo ancora meno di un anno. Summer 2023, che lo rimanderanno almeno di un altri 6 mesi. Abbiamo un anno d'attesa. Io sono boh, ragazzi, cioè, io adesso fatemi fare una cosa. Ok, io vi voglio lasciare con la intro di Final Fantasy VIII Remastered in HD. C'era anche la versione, quella in 240p. Noi giocavamo così nel 99. Quindi quando voi vi lamentate, oh, che schifo, si vede la 1080. Noi giocavamo a 240, a 360. Quindi non rompete il cazzo, godetevi quello che avete. E io vi voglio lasciare perché a me sta dando questi feels. Il gioco è chiaramente diverso, l'ambientazione pure. L'ambientazione di Final Fantasy VIII fa un po' l'occhiolino a quella del 7, però in tanti versi è unica. Ed è diversa da questa di questo 16, anche se secondo me qualche punto di contatto ci sarà e c'è. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, non vedo l'ora di mettere le mani su Final Fantasy XVI. Vi lascio con il trailer del Final Fantasy, per me, non dico più bello, ma quello che è tuttora adesso nei miei pensieri. Non dico ogni giorno, ma spesso e volentieri penso, ma dovrei portarlo tutto qui su YouTube e rigiocarlo, solo per far contento il me bambino che risiede nel mio cuore ancora. Alla prossima, ragazzi.